Pace e bene a tutti. Catechesi seguendo la liturgia del giorno, tempo ordinario, nell'anno pari, 28ª settimana, lunedì. Dobbiamo andare oltre i segni, oltre le parabole, oltre le immagini, oltre le stesse profezie, perché tutto si deve compiere, realizzare in Gesù, in Cristo, nostro unico Salvatore. Ecco, sono belle le immagini con cui ci parla Dio attraverso la parola sua, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Abramo, dice San Paolo scrivendo questa lettera ai Galati, siamo nel cuore della Turchia di oggi, ma i cristiani erano là 2000 anni fa. E dice Abramo, interpretando alcuni segni, Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla libera, ma quello della schiava è secondo la carne, quello della libera è secondo la promessa. Noi siamo figli della libera, della Gerusalemme celeste. Ebbene, Cristo ci ha liberati. Dobbiamo vivere nella sua santa libertà di figli di Dio. Questo è il significato profondo anche delle immagini, anche delle situazioni storiche che noi quasi quasi non riusciamo a capire dopo il linguaggio estremamente sicuro e preciso di Gesù, che ci ricorda come c'è un unico amore tra l'uomo e la donna, un'unica realtà anche nella carne, per santificare la verità della creazione. Ma ci sono segni che il Signore utilizza anche partendo dalle nostre debolezze, dalle nostre incompiutezze. Ebbene, anche nel Vangelo Gesù ci fa andare oltre. Mentre tutti si accalcavano intorno a lui perché volevano vedere miracoli e carpirgli dei segni, Gesù dice a questa generazione che è malvagia, agisce male, non capisce, non va oltre. Sarà dato solo il segno di Giona, quello della risurrezione. E dice anche perché sono malvagi, non sono passati dall'ascolto a una realtà di responsabilità, di vita, di cambiamento di condotta, di riconoscere in Gesù il Messia e il Salvatore. La regina del sud, dice Gesù, si alzerà nell'ultimo giorno per condannare questa generazione malvagia, perché lei è venuta da lontano per ascoltare la sapienza di Salomone. E Gesù, consapevole della sua divinità, dice, qui c'è uno più grande di Salomone. Così riprende il discorso secondo quella predicazione di Giona che convertì i Niniviti. E dice, qui ora c'è uno più grande di Giona, lui è figlio di Dio. Dobbiamo andare oltre, perfino i segni, perfino le parabole, perfino le profezie, giungere a Gesù. Se non giungiamo a Gesù, nonostante tutte le proposte di un mondo semi-religioso con cui ci vengono offerti i santi, certo anche i santi, ma per sostare da loro, perfino ci viene offerto un cammino mariano per andare a un santuario, ma tutto finisce lì, come in un rito esteriore, una specie di turismo religioso mariano. No, dobbiamo andare oltre, dobbiamo radicarci nella verità più assoluta, Gesù
è il Salvatore. Dobbiamo andare verso l'Eucaristia, dobbiamo andare verso il Padre, dobbiamo riscoprire la voce dello Spirito Santo dentro di noi. Dobbiamo vivere come Maria, piena di amore, piena di Spirito Santo, piena di Gesù, piena di tutte le virtù, doni e carismi, piena di Dio. Ecco la Chiesa, raggiungere la meta, fino al punto che in cielo Dio sarà tutto in tutti, come tutto in tutta lei era già sulla terra, il Signore nel suo amore infinito, in Maria, prediletta del Padre, madre del Figlio, sposa dello Spirito Santo, pienezza di vita di Chiesa in Dio. Per tua intercessione, o Vergine Madre, scenda questa luce, quest'amore, questa realtà, questo compimento su tutti noi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, donna di cielo, donna vestita di sole, sia sempre la tua grazia con noi. Pace e bene a tutti.